One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Benvenuti da Ricci Arte, siamo qui per presentarvi l'evento del 15 novembre sul lettering e il character designer con i pennarelli Aqua Brush. Adesso andiamo a vedere cosa fanno i nostri ragazzi Giulia e Alberto, che hanno preparato questi due bozzetti. Eccomi qui, spettacolari queste due tecniche, tutte e due realizzate con acqua brush, tecniche completamente diverse ma in comune hanno lo stesso pennarello. Adesso vorrei sentire Alberto, perché facendo liceo artistico, come si trova con questi pennarelli, perché acqua brush? In acqua brush io ho trovato una certa scioltezza, morbidezza nella parte della punta a pennello e una precisione molto alta nella punta normale, insomma punta, che mi ha molto aiutato a realizzare vari disegni e anche in eventuali fumetti all'interno del disegno della tavola. E sì, devo dire che mi ci trovo molto bene, anche vivendo l'esperienza in un liceo artistico dove anche i professori mi hanno detto: wow, belli questi pennarelli. Sono praticamente bozzetti stupendi, infatti Alberto secondo me ha un grande futuro a livello artistico perché è veramente bravo. Quindi complimenti Alberto, perché dei lavori così sono veramente unici, ecco. Adesso voglio passare invece a Giulia, che ha la sua delicatezza, la sua mano comunque leggera e delicata, che fa il lettering. Il lettering che è l'arte comunque di scrivere con creatività, con queste parole, questi movimenti molto... Giulia, raccontaci un po' la tua esperienza del lettering. Il lettering consiste appunto nell'arte dello scrivere e io l'ho sempre svolto utilizzando questi pennarelli, con i quali mi sono sempre trovata molto bene. E nonostante appunto non studiando in un liceo artistico e quindi non praticando la disciplina artistica, questi pennarelli permettono, diciamo, molta fluidità con la punta a pennello e invece molta precisione con quella fine. È vero, infatti questa tecnica del lettering è bellissima ed è proprio, come dice Giulia, aperta a tutti. È una tecnica molto bella, l'arte di scrivere è aperta a tutti. Infatti io vi aspetto qui il 15 novembre alle 15:30 per la prima volta in Toscana con la My Mary, che verrà direttamente qui a fare questo corso dimostrativo laboratorio da Ricci Arte. Vi aspettiamo tutti, ciao!